riguarda il dorso e la spalla, Adrian Neo 5 Elite. Un applauso. Un applauso. Un applauso. Dall'inglese, in cui vediamo, non so se proprio l'inglese, che legano i video parlare cos'è la doxo, di vedere i filmati, così diventa anche una cosa più dinamica e più piacevole da vedere, ci prendiamo un po' assieme. E per semplificare la doxo, parliamo quando si verifica la doxo. Quindi noi siamo in campo e diciamo quali sono i presupposti o i criteri cosiddetti affinché diciamo forse potrebbe essere la dosso. Andiamo per ordine, non vale leggere. Sasso il pallone. Cosa sì. Il pallone uno, vai. Il numero dei difendenti. Interpretata come? Come diciamo il sigla del portiere, diciamo. Il portiere deve precedere la porta. Io la definirei sul portiere. Sì. Le vedute di davanti, sì, ma cioè, entriamo in caso specifico. Poi la direzione dell'azione, se si sta vedendo verso la porta o la stanza. E la distanza dal punto di vista come situazione? Che la distanza è il punto sul rettangolo di gioco. Però abbiamo visto prima il filmato della Kame nella gara 3 contro il Catania. Avete visto dove il portiere ha fatto fallo? Era a centrocampo, era molto laterale, okay? E quindi era una situazione molto difficile da leggere. Quindi attenzione, bene, la distanza tra il punto, la posizione sul tavolo di gioco, ma deve essere insito dentro di noi, cosa vuol dire non essere addosso. Quindi il portiere, dov'è? È lui che sta facendo il fallo. Dopodiché l'altra domanda che dovremmo farci sempre in un secondo è dire quanti attaccanti ci sono, quanti difensori ci sono. Tutto a avere chiari questi aspetti. Perché altrimenti un fallo sul campo fatto il punto della carne, la maggior parte di noi, penso che sia abbastanza chiara la cosa, non avrebbe dato rosso. A pancia. Dopo rivedendolo, forse sì. Però rivedendo il filmato, secondo me dare rosso non sarebbe stato più scontato. Dopodiché, il terzo punto è la probabilità di mantenere o guadagnare il controllo del pallone. Quattro è la posizione, il numero dei calciatori di movimento difendenti e del portiere, che è appunto la specifica che dicevo prima. E poi se la porta presidiata o meno del portiere. Però la cosa di cui noi fischiamo è dire dov'è il portiere. Almeno io faccio così, personalmente. Quindi il consiglio che vi posso dare è fermi tutti. Il portiere dov'è? È in porta? A porta. Cioè non è posto. E parliamo di squadra, ed è l'argomento che tratteremo dopo. Quindi se il portiere si trova proprio davanti alla porta, a difesa di essa, si considera che non possa essere commessa un'infrazione di dosso. Quindi prima domanda è una sliding dosso, sì no, c'è il portiere, fine, andiamo oltre. Sappiamo che se diamo rosso è per un grave fallo di gioco o per altre situazioni, non perché è una dosso. E quindi anche nel momento in cui, come diceva la circolare 1, abbiamo dato un vantaggio, sappiamo già se dobbiamo pubblicare o meno con l'intervento. La specifica di prima è se il numero di calciatori attaccanti è uguale o maggiore del numero di calciatori difendenti, eccetto il portiere, quando la porta non è presidiata dal portiere stesso e gli altri criteri per la dosso sono soddisfatti, questo si può considerare una situazione di dosso. Quindi c'è il portiere? Sì. Boh, non è dosso. C'è il portiere? No. Fermi tutti. Quanti attaccanti, quanti difensori abbiamo? Quindi nel momento in cui il numero degli attaccanti è paritetico a quello dei difensori, senza il portiere, allora lì stiamo parlando di dosso. Se invece il numero degli attaccanti è inferiore rispetto a quello dei difendenti, altra slide di dosso, no, non è più dosso. Andiamo di qua, o di altre cose. Questo, dopodiché dov'è il pallone, dov'è la posizione del campo, andate anche a pancia sensazione. Per questa è teoria, la pratica è portiere e i difendenti. Dopo, da lì, decidete un attimo qualche decisione bene, io voglio vedere un po' di video e dopo vediamo altre precisazioni del settore tecnico. Darei rosso perché ha tolto un buon contagio. Rigore rosso per il difensore. Ma in termini tecnicamente terminologia tecnicamente una cosa
Dinari, Novanopius, con lo scoring of Fiction. Ma che ultima è? No, non so. Dai, vogliamolo? Dai. Abbraccio. Sapete che, come dalla circolare 1 sarebbe stata fatta a colori, vedete che è contrassegnata la parte rossa, okay, e la parte verde. Sapete che per avere un discriminante, nel momento in cui c'è il busto del giocatore e le braccia sono all'interno di questo cono e non va quindi a proporre una maggiore luce tra la porta, appunto la palla che sta arrivando, se anche la prende di mano in questa situazione di... stiamo parlando di mano, dobbiamo valutare se lui aumenta il suo corpo e quindi il movimento è questo oppure le situazioni che quando ho visto il video che è molto interessante, è il momento in cui c'è un tiro, questo capita sempre, e il difensore per evitare che la palla vada in porta si frappone con una scivolata. Un'interpretazione pratica della cosa è il punto in cui c'è il portiere, però c'è il puntatore. È il puntatore, ecco, forse è il bianco. Ma questo è il portiere, cioè vedete sulla linea di porta, quindi presidia la porta. Quindi qua la passo viene preso. Se però il portiere in questo caso fosse un passo più avanti, rispetto alla linea di porta, di dove è posizionato il difensore, allora non è più presidia la porta, ma diventa la porta. Stiamo parlando di tecnicismi. Se c'è il portiere in porta, dimentica però. Non sta presidiando la porta. La palla sarebbe praticamente il numero degli attaccanti è maggiore dei difendenti. E la posizione è chiaramente favorevole. È il caso che dicevamo prima. Dobbiamo valutare se il movimento del difendente è naturale o naturale. Perché? Perché viene spontaneo per la maggior parte dei calciatori tuffarsi per cercare di frapporsi in cui c'è un tipo. E questo avviene in qualsiasi parte del campo, perché spesso e volentieri si lanciano proprio. Qual è la discriminante? Di capire se la posizione del braccio, okay, serve per sostenere il corpo nel momento in cui stanno facendo la scivolata, oppure se è un movimento naturale. Quindi se io ce l'ho qui, è una cosa che è naturale, perché se mi tuffo, non posso farlo così perché sarebbe per me un infortunio sicuro, ma forte. Quindi nel momento in cui ho il braccio in questa posizione, sebbene è staccato dal mio corpo e la palla ci va a sbattere, non mi sono disteso, questo non viene valutato come un intervento falloso. Però basta che sia già così, quindi è il momento in cui io sto scivolando, la realtà è fiscale. Stiamo un po', aspettiamo che c'è un doppio figlio di demoni in tasca, un secondino, si fischi dentro, vedi la palla, dopodiché vai a depotenziare il movimento disciplinare. Ma è andata bene che parlo di vita, ma se andava dentro, fatto salvo che fosse il quinto fallo, come Dio, fatto salvo sempre il quinto fallo. E riuscite ad avere la sensibilità di aspettare un secondo, se parla due. Okay. Sapete che potete levare poi le castagne del fuoco nel momento in cui accade questa situazione. Visto che il caso si presta, torniamo alla circolare 1 che era spiegato prima. Quindi fotografia, il portiere la prende con la mano, noi abbiamo quella percezione di poter dare il vantaggio, lo segnaliamo, ovviamente con le due braccia estese. Arriva l'attaccante, tira e fa l'iter cronologico da seguire per tutto quello che viene preso. Quindi parlo dal punto di vista di segnalazione al tavolo, sanzione disciplinare, ripresa di gioco, vabbè, chiaramente.
e poi devo tenerlo, quindi il tavolo, e cubro come fa anche forza pagato la parte esatto. Oh, rivedete un po' faccio l'inizio la tua prossima presentazione attaccante con fa gol cambia non cambia niente attenzione no è qui la corteggiata pertinente perché quello che mi ha detto lui prima è caso in situazione di gioco il portiere fa il primo che lui è classificato come dosso diamo vantaggio passa più tempo quindi in realtà possiamo tornare indietro okay, su questa situazione tira becca il pallo becca il pallo okay. L'azione prosegue diciamo che non torniamo in mano okay. In realtà andiamo a delubricare quindi ci siamo preso un rischio altissimo che non si è tradotto poi in rete per l'attaccante che ho visto i fattori però qui nel momento in cui abbiamo vantaggio sulla dosso non parliamo di interventi negligenti imprudenti o più sproporzionati non parliamo di dosso qui essendo dosso da rosso lo portiamo a già sì, sì, aspetta qua la palla va se no ancora non siamo stati pronti alla fine della allora, diamo la munizione? Sì. Allora, la munizione sì, perché è stato vantaggio. Lì, allora. E palla lo puglia, no? Lo puglia sempre. Nel momento in cui vedi che la palla sta entrando, che è. No. La disposizione che sono andato anche in ritardo. Ma però sì. Alzatelo. Anche se la palla. Anche se la palla è già entrata. Sì, perché da regolamento voi, essendo andato in vantaggio, non potreste pure arrivare. Quindi questo, anche se la palla è già entrata, sono già così. Anche in ritardo. Anche in ritardo, ancora. Ma io non ho questa cosa. Ma se il tavolo è quello che questo è anche il difficile di vederlo. Non puoi realizzare questo. Non è il tavolo, non è il campo, adesso cambiamo. Basta. E se vuoi, in realtà, secondo me, fa tutta lei la situazione. Fa tempo scherzi, dosso. Calcio di rigore, espulsione. Sappiamo che, storicamente, un intervento di questo tipo è pulito. Ma posso permettermi, bisogna dimenticarsi di dire volontario o involontario. Perché accidentale o è fatto? Tu dici che un contatto accidentale, che dica anche a livello lessicale del diverso, della sintassi del verbale, accidentale e involontario. E cade tutto. Da questo. È uguale, è stesso trovamento, e questo trovamento non lo fischi. Qua non lo fischi. Ma perché non lo fischi? Perché non è andato a poppa. Ma il fallo è il medesimo. È molto più nitido, cioè questo è più con cui dobbiamo uscire oggi la cosa bella è avere dentro di noi un film che abbiamo già visto perché quando siamo sul campo sappiamo interpretare in maniera molto più sicura e molto più veloce. Il minaccio di pittare in grano è la posizione dove succede il contatto perché per il stesso contatto del domino di Schlein non può essere spostato davanti alla soglia di porta o fischiato stesso contatto al limite o anche in centro aria tu non lo fischi. Perché quello che ti fa scattare un fischio è che vedi la porta a 10 cm, la distanza la porta solo quello che dà. Ma a livello tecnico, non c'è niente né prima, sul primo video, né al secondo. Questo è l'addosso. Diciamo che dopo aver preferito vedere il video piuttosto che andare a fare una spiegazione o fare una lettura. Dopodiché, questo insomma, ne ho parlato prima, la spalla. Giusto per chiudere l'argomento, cos'è la limitazione okay, di una promettente azione di gioco? Sapete che la spalla e l'addosso sono tra le loro collegate, perché non vanno a dire il fallo è negligente, imprudente o la regola proporzionata. È l'intenzione o meno di impedire la segnatura di una rete o una promettente azione di gioco. Vediamo tutti quei video, poi lascio la parola.
allenatori successivi, sapete che la SPA, senso disciplinare, è sempre la punizione, salvo le situazioni di prima in cui io do un vantaggio e si va a delubricare. Nel momento in cui si va a delubricare, non è niente. È spa? Sì. Bravo. Come tanto va verso la porta. Competenziazione di gioco. Posizione centrale del campo di fronte alla porta, abbiamo visto che arriva l'attaccante dietro con un treno a rimorchio che è molto facile per lui potersi andare alla rete, ed è anche qui nell'immediatezza, vediamo se riesce ad andare avanti col filmato. Quindi subisce il fallo, comunque mantiene il possesso del pallone, la stoppa, arriva l'altro che ha tre quarti della porta. Si sta già protestando perché ha fischiato. Esatto. Cioè, già così che sta protestando. Già il giocatore dice, c'è davvero come possibilità. Ma passava un secondo. Valutiamo sempre se è prudente. Se è prudente, giallo c'è, o rosso, se è più risposta, c'è sempre. Velocemente, sapete anche la squadra della riguarda è più efficace. Se in realtà le squadre vedete che hanno un gioco lento, allora sapete che essendo tutto rallentato anche l'aspetto riguarda diventa molto più lungo e quindi a volte ci mette in difficoltà. Se più il gioco è veloce, meglio per noi, perché accade tutto in pochissimo tempo e anche l'aspetto riguarda in realtà non viene percepito come tale. Sì.